Abbiamo rinnovato l'accordo con NordVPN, però giustamente loro vogliono vedere partecipazione, vogliono vedere che il nostro codice sconto viene utilizzato. Se utilizzate, usufruite una, di una VPN, ragazzi, utilizzate il nostro codice sconto che è importante per supportare il canale. Punto esclamativo VPN in chat. Mi raccomando, amici di Twitch e di YouTube, sosteneteci anche in questo modo. Eccoci qui, amici. Buonasera e bentornati in miniera. Carichi, siete pronti, siete energizzati? Bene, lasciate un mi piace che è gratuito come il super bonus 110, che in realtà non è stato gratuito, ma è costato un sacco di miliardi. Ma che ce frega, tanto il nostro paese va alla grande. Allora facciamo entrare subito il nostro ospite il presidente presidente siamo con te. Buonasera a tutti. Mi piace Buonasera fare le live tutti. con Amedeo perché posso essere un po' meno formale insomma non siamo qui con generali o colonnelli o ah sì <ride> sono, sono qui un disperato quindi no no come un disperato anzi stavo, ti stavo facendo i complimenti per per sì. la diretta di ieri con Mirko sull'Afghanistan. Grazie. Grazie mille. No ma a parte scherzi vedi che anch'io eh, come prendi in prestito proprio un termine da un altro dei Parabellici, Leonardo Ranzara, persone serie che non si prendono sul serio quindi bene il tomo anche un po' scanzonato dai, di ma sì, temi. dai, se no facciamo come le mummie, visto che mi paragoni sempre a Bruno esatto. Vespa, no, io non voglio fare il Bruno Vespa. Tu sei eh. il Bruno Vespa dello YouTube italiano te l'ho sempre detto, tu hai portato questa è la quinta camera del Parlamento hai portato di tutto, la quarta camera del Parlamento, hai portato di tutto sul tuo canale Bene, bene. Allora, caro Amedeo, da dove cominciamo? Ci sono insomma, sia il Medio Oriente che l'Ucraina per te questa sera? Da dove vuoi partire? Ti lascio decidere. Ma eh, guarda, eh, interessante il, il ragionamento, perché in realtà sono due teatri che a mio avviso rischiano di interconnettersi. Quindi eh, ci sono anche effetti congiunti, incrociati, eh, il titolo della serata vedo che punta molto sull'Ucraina. Eh, adesso io non sono Mirko. Io non sono Mirko che peraltro non è per niente ottimista, purtroppo sul, uh, sul destino del, dell'Ucraina per quel che riguarda non l'Ucraina Stato, ma uh, l'Ucraina in guerra. E io vedo un effetto incrociato, non positivo ed è una cosa di cui parlo qui da te già da mesi eh, insomma Netanyahu chiede armi agli Stati Uniti e gli arrivano a piedi lista gli arrivano a piedi lista gli arrivano a carrettate ora eh, le linee produttive alla fine anche per un'economia tecnologica l'economia tecnologicamente più avanzata al mondo che è quella statunitense le linee produttive alla fine nel breve e medio termine quelle sono quindi mi viene da pensare che le armi che, i, i rifornimenti bellici che stanno andando a carrettate verso Israele sono rifornimenti bellici che difficilmente possono andare nello stesso tempo nei prossimi mesi all'Ucraina, se non per una priorità tecnico-economica che è eh, diciamo gestibile, affrontabile eh, per una eh, difficoltà politica cioè gli Stati Uniti, che sono il principale alleato di Israele e il principale alleato dell'Ucraina, non te lo stanno mandando a dire qual è la loro principale priorità. Ed è questa una cosa che dovrebbe farci pensare tutti. Cioè, noi ci siamo raccontati un conflitto ucraino come il conflitto apocalittico, il conflitto che avrebbe definito la nostra epoca. Come sai, io... Sono sempre stato un po' perplesso su questa narrazione, e alla fine ad oggi stiamo vedendo che è così: il conflitto tra Ucraina e Russia resta lì. Perché, come non vedo Zelensky che marcia su Mosca, l'ho sempre detto con buona pace dei, dei tifosi di una curva. Non vedo un Putin che marcia su Kiev, meno che mai su Varsavia, con buona pace dei tifosi dell'altra curva. Invece. Il conflitto medio orientale è una cosa molto, molto, molto più difficile, molto più complessa, molto più brutta e anche questo l'avevamo previsto. Dall'8 ottobre, l'avevamo detto con chiarezza, siamo stati tra i primi, Ivan, Gaza sarebbe tracimata in Cisgiordania, quindi tutta la Palestina-Israele, sarebbe tracimata il Libano, lo Yemen, la Siria, l'Iran, potenze regionali e potenze globali. Temo di aver avuto ragione. cioè Vorrei aver torto ogni tanto, ma temo di aver avuto ragione. Quindi, per partire un po' subito col botto, è già difficile mettere una cesura netta fra teatro carino e, e teatro medio orientale. Chiaramente per gli Stati Uniti, che diciamo, come hai detto tu, sono impegnati nel supporto di due, di due paesi, eh, in un, in, entrambi impegnati in un conflitto, a loro volta devono un po' scegliere dove destinare le loro maggiori risorse hanno scelto Israele a quanto pare, almeno Ma, in beh, questo sì. momento. Eh sì, eh sì è, è così. Perché eh, per loro Israele sono... è fondamentale, no? Ma è... dunque la, la relazione fra Stati Uniti e Israele è una relazione che è proprio difficile da riassumere in una frase. Vogliamo parlare del numero di eh, persone che hanno doppia cittadinanza? Vogliamo parlare del peso dei gruppi di pressione eh, degli ebrei americani sulle elezioni? Io non amo usare l'allocuzione la lobby ebraica americana perché uno subito si immagina i, i, i protocolli dei Savi di Sion, quando invece ci sono diversi gruppi di pressione ebraici, alcuni che tendono più verso i repubblicani, altri che tendono più verso i democratici, ma comunque gente che ha un impatto sul finanziamento delle, delle campagne elettorali e poi sui voti al congresso. Sono... È un peso che la diaspora ucraina non ha, cioè guarda, io ho usato un... anche se a Israele paradossalmente insomma, non serve tutto questo supporto almeno al momento, visto che Israele è capace di difendersi da sola a differenza dell'Ucraina, allora buon punto. Eh, Israele ha capacità di progettualità tecnologica imbattibili. Non ha la capacità produttiva proprio fisico-tecnica. I carri armati Mercavà credo siano prodotti, in, se non ricordo male, da Caterpillar o direttamente negli Stati Uniti o in congiunzione con gli Stati Uniti. Iron Dome, David Sling, mm. i vari sistemi antimissile sono un coprogetto Rafael, adesso non vorrei dire sbagliare azienda, e Raytheon. Quindi un coprogetto di aziende israeliane e americane con cofinanziamento. Quindi eh, per non parlare delle munizioni, cioè il, il munizionamento proprio dal punto di vista fisico viene in gran parte dagli Stati Uniti. Israele è un paese piccolo, non ha molti impianti, non ha molte linee produttive, non ha miniere, non so neanche se ha acciaieria ciclo primario, non credo nemmeno abbia acciaieria ciclo primario che ti permettono di fare l'acciaio per gli scafi delle navi. Quello che per esempio in Italia possiamo produrci da solo con l'Ilva di Taranto, che è uno degli ultimi stabilimenti acciaio primario in Europa occidentale, che quindi anche lì il motivo per cui l'Ilva viene tenuta aperta ad ogni costo. Quindi queste capacità tecnologiche Israele o non ce le ha o le ha molto eh, limitatamente, tecnologico produttive, non tecnologiche di progettualità e di design. Quindi il sostegno statunitense per Israele è fondamentale, questo ci tengo a, a sottolinearlo. Paradossalmente, l'Ucraina ha linee di produzione di carri armati, ha linee di produzione di droni, ha, eh, aveva, eh, ma credo nel territorio non occupato di russi, ha ancora acciaierie a ciclo primario che producono un certo tipo di acciaio con una certa quantità di carbonio, eccetera, eccetera. Poi era famosissima l'acciaieria di Mariupol del gruppo Metinvest, che fra l'altro sta guardando proprio l'acciaieria di Taranto, se non sbaglio, in, in queste ore, in questi giorni. Quindi. L'Ucraina era una grande eh, potenza industriale produttiva di carbone, di acciaio, di eh, macchinari pesanti e di carri armati e trattori. Quindi c'è eh, questa differenza tra i due paesi. Era molto più arretrata tecnologicamente perché si trattava di eh, capacità produttiva ereditata dal periodo sovietico. Quindi questa è una questione che è importante sottolineare. Il che non vuol dire che l'Ucraina non abbia bisogno di eh, supporto occidentale, eh, perché quell'apparato produttivo è andato in vetustà, una parte è stata conquistata dai russi, è stata distrutta dai russi o è stata svenduta. Chi ha visto il film Lord of War lo sa: nei 30 anni di sfacelo seguiti al, a, al periodo sovietico. Peraltro, paradosso, l'industria pesante ucraina, eh, la motoristica e per elicotteri Motorswitch l'industria aerospaziale di Dnipro, i cantieri e eh, la produzione di turbine e caldareria nautica di Mykolaiv, l'industria dei carri armati di Kharkov, era un'industria inserita nelle catene produttive russe, cioè i russi erano clienti degli ucraini, per questo gli, e soprattutto gli oligarchi del centro e dell'est del paese non volevano una separazione netta fra i due mondi, erano più i produttori agricoli. Della parte anche lì centrale, ma soprattutto occidentale, che guardavano più all'Europa, perché invece le materie prime agricole prendevano più la via dell'Occidente. Quindi, questo per riavvolgere un po' il nastro della, della recente storia ucraina. A sottolineare che non è vero un'altra storiella che ci raccontiamo sempre: dove, no, dove passano le merci non passano gli eserciti. Ucraina e Russi non avrebbero dovuto combattersi mai, avevano due economie fortemente integrate, non era interesse. Né degli ucraini staccarsi dalla Russia dal punto di vista squisitamente economico, né dei russi bombardarla e invece non è andata così. Quindi l'economia la, la politica, anche quella con la P minuscola, quella stupida, batte sempre l'economia. Questo mh, purtroppo è così, ecco. Certo, poi c'è un altro tema, diciamo, che riguarda sempre gli aiuti, no? Eh... Si parla tanto insomma, della, della difficoltà che hanno gli ucraini a livello di uomini, no? Okay. Se anche mettiamo, e poi c'è il discorso degli aiuti. Anche se l'Occidente riuscisse diciamo a tornare a un, a un livello di supporto eh, di armi e di mezzi mm. elevato o comunque ad arrivare a, insomma, a un livello eh, sufficiente per, per supportare l'Ucraina, la domanda è. L'Ucraina al momento avrebbe diciamo, la mano d'opera, gli uomini a sufficienza per ricevere e poter utilizzare al meglio tutte le risorse occidentali. Cioè, quello che mi chiedo è, è l'Occidente che non manda a prescindere oppure non manda di più perché l'Ucraina non, non potrebbe sfruttare quel di più, perché al momento non ha abbastanza e... uomini da impiegare. Mi prendo la responsabilità di quello che dico. Uh, la mancanza di personale da parte ucraina è grave. È veramente grave. Uh, L'Ucraina non vuole fare la leva totale in massa anche delle persone più giovani perché, secondo me, anche giustamente vuole preservare le giovani generazioni e il futuro del paese. Il che per me ha perfettamente senso perché mettiamoci in testa una cosa: monca finché vogliamo, ma. Un'Ucraina sopravviverà. Questa guerra ha, ha, ha creato un, una nazione ucraina, ecco, eh, quindi è quel futuro che bisogna tutelare. Quindi, capisco anche la scelta di non fare la leva in massa, eh, di non farla in modo totalizzante. I problemi di manodopera e di personale ci sono, sono molto seri e poi. Abbiamo imparato tutti in questi anni che non basta avere un soldato, mettergli un fucile e mandarlo alla carica. Bisogna addestrarlo, bisogna insegnare a utilizzare i mezzi occidentali che sono più complessi di quelli di produzione sovietica. Cioè, un, uh, un Abrams, un Leopard 2, è più complesso di un T-72 che ho imparato a guidare quando ho fatto il servizio militare magari 20 o 30 anni fa, per capirci. Quindi il problema è duplice, pochi uomini e ancora meno addestrati a, a, alle cose che agli ucraini servono. Eh, caso F16. Vi ricordate quando dicevamo che gli F16 non cambieranno le sorti della guerra, non sono la cosa che serve davvero all'Ucraina, all'Ucraina servono difese aeree, bla 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 bla. Come diceva anche uno Zalusni, non solo come dicevo io o un Mirko ecco sono arrivati gli F16 eh, ci è messo un sacco di tempo a destrare i piloti impatto strategico ma quanti oh. ne sono arrivati poi alla fine perché non, mica non ricordo il numero esatto non voglio sbagliare cito qui mh, mia defianza no, non ricordo il numero esatto ma forse il numero esatto non lo sappiamo nemmeno davvero perché è... Insomma, viene tenuto anche segreto al di là di quelli che rimbalzano sui giornali. Quindi non mi sbilancio a fornire, a fornire numeri. Eh, non di meno, qualche perdita tra gli F-16 già c'è. E stiamo vedendo che l'impatto strategico è limitato perché è un, una macchina di quarta generazione nemmeno all'ultimo grido della moda. Quindi i russi te li buttano giù, eccetera, eccetera, eccetera l'Ucraina serve contraerea, servono munizioni a lunga gettata, servono droni, sono altre cose questo ragionamento. L'F-16 è stata una questione molto politica, molto politicizzata. Cioè hai perso tempo, ci devi mettere i piloti sopra, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è per fare proprio un sì, abbiamo detto insomma tutto quanto ma eh, al dunque eh, questa domanda l'ho fatta anche stamattina al generale Capitini eh, secondo anche alle, le stime insomma che mi diceva Mirko qualche tempo fa quando è venuto l'ultima volta insomma con, uh, con i russi che avanzano in questo modo entro un annetto potrebbero se le cose continuano così poi sappiamo insomma che può succedere di tutto quindi però mettiamo caso che le che l'avanzata russa dovesse mantenere questo ritmo, da qui ad un anno loro potrebbero arrivare a Kramatorsk. Da qui ad un anno sì. E, quindi, a domanda risponde, mi, prendo anche, mi sbilancio anche. Da qui ad un anno sì, i russi possono. È un potere, è una potenzialità, non è una certezza, certo. ovviamente. dobbiamo, qua dobbiamo Sono investire... mille variabili, ovviamente. Rubo il mestiere a, a, a Monsignor della Palisse o a meglio alle tre famose grazie, grazie Graziella. Cioè eh, è una possibilità, Sì, i russi ci possono arrivare a Kramatorsk in un anno di questi riti, forse anche in dieci mesi, forse anche in meno di un anno. Anche lì la domanda è come ci arrivano, con quanto fiato corto, con quante perdite, anche perché ricordiamoci che anche i russi hanno i loro problemi, la Russia di oggi non è l'Unione Sovietica che ha eh, al videogioco vite infinite, non è così. I magazzini del vecchio materiale sovietico si stanno svuotando. Bisogna capire quanto le linee produttive tengono il ritmo con le perdite. Eh, per esempio, Pokrovsk doveva accadere un mese fa, i russi si sono arenati. Ecco, anche lì, in parte li sono arenati perché hanno il fiato corto. In parte perché magari hanno visto che ci sono altri punti di debolezza sul fronte ucraino dove stanno preparando degli sfondamenti. Si parla anche di Esa della zona di Esa Parigia. Quindi insomma, eh, questa guerra sta facendo sanguinare entrambi. I due pugili sono suonati, per questo insisto col dire io, i russi che marciano su Kiev, non ce li vedo, su Varsavia non ce li vedremo mai. Non di meno, c'è un pugile più grosso e più forte dell'altro. Bisogna guardare in faccia la realtà. Ripeto, adesso lo so che sto facendo incavolare i tifosi delle due curve che si disiscrivono al canale o partirà il flame nei commenti. Ma qua ormai due anni e passa di guerra. Qualcosa ce la devono avere insegnata, ragazzi. Cioè dobbiamo, dobbiamo evolvere un po'. Abbiamo visto che c'è uno dei due contendenti che è più forte lo abbiamo visto, ma che comunque non è più forte abbastanza da papparsi l'Ucraina intera, è un boccone troppo grosso. è eh già, ma eh, al dunque però non, non si vede neanche la, la famosa eh, diciamo strategia exit strategy a livello diplomatico tanto invocata da insomma molti politici, il Papa e compagnia Bella, perché come dico sempre, L'unico modo per garantire una, una sicurezza sul lungo termine all'Ucraina sarebbe quella di o farla entrare nella Nato o mettere comunque una, una truppa diciamo, eh, della Nato o dell'ONU al confine con la Russia per garantire che non vengano riviolati eventuali nuovi trattati che si firmeranno. Dall'altra parte io rimango convinto, poi di Miladua, tua, che Putin non accetterebbe mai l'ingresso dell'Ucraina nella NATO perché altrimenti verrebbe meno poi il motivo per il quale lui ha attaccato all'Ucraina, che era proprio quello di non avere un'Ucraina nella NATO. Partiamo dalla fine. Allora eh, rubo le parole di Mirko, non, 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 non sono concetti miei. Chi glielo fa fare adesso a Putin di trattare, che si sente che sta vincendo? Cioè, nella testa di Putin lui sta vincendo. Comunque sta molto. E sicuramente anche nella testa mia sta molto meglio degli ucraini oggi. O magari meglio senza molto, ma sta meglio. Chi glielo fa fare oggi di trattare? cioè Questo è secondo me il ragionamento. Eh, quindi, questo inficia qualsiasi altro ragionamento teorico che possiamo fare. Eh, Un'Ucraina. Di domani rischia seriamente di essere amputata di tutta una serie di territori. Una trattativa seria avrebbe bisogno dei padrini dei due duellanti, cioè dovrebbero mettere il loro peso diplomatico, la loro influenza sugli ucraini, gli Stati Uniti, per. Eh, da un lato come dire manlevare i russi rispetto alle loro conquiste territoriali, dall'altra però dicendo, cari tesori, quello che resta dell'Ucraina non può non avere delle garanzie di sicurezza. Ingresso nella NATO, non ingresso nella NATO, presenza fissa di contingenti NATO sul territorio ucraino, eh, accordi trattati di alleanza bilaterali. Non uno a molti, Ucraina a NATO, ma Ucraina Francia, Ucraina Polonia, Ucraina Stati Uniti, Ucraina a you name it, eccetera, eccetera, eccetera. È chiaro che l'Ucraina dovrà avere delle garanzie di sicurezza, anche perché tu politicamente a Zelensky qualcosa in mano la devi lasciare, altrimenti lui riesce a uscirne da grande sconfitto. E quale politico che ha una, un minimo di dialettica interna vuole uscire da grande sconfitto da questa situazione? Cioè, faccio tanta politica, ma uno Zaluzni che domani rientra in patria in Ucraina, si candida alle elezioni presidenziali e dice io ve l'avevo detto e Zelensky no, potrebbe fargli la bua politicamente, ma stiamo andando molto avanti col pensiero. Certo. Tanto ringraziamo Damiano per la donazione, che dice: confermi Alleanza strategica Iran-Russia su armi. Allora, eh, alleanza strategica è un termine abusato, eh, sicuramente c'è un, un fidanzamento, c'è una luna di miele che poi eh, sia un matrimonio, sia un matrimonio di interesse, sia un matrimonio d'amore, eccetera, eccetera, non lo so, lo vedremo. Sicuramente il fidanzamento c'è, il fidanzamento c'è e i piccioncini tubano, nel senso che oh, gli, gli iraniani e i russi hanno fornito tecnologia per quel che riguarda le munizioni circuitanti, eh, i cosiddetti droni suicidi, e forse hanno fornito, anzi quasi sicuramente hanno fornito anche tecnologia missilistica. I russi agli iraniani hanno fornito gli S-300, cioè la contraerea, forse, forse, ma sarebbe una fornitura segreta, degli S-400, che nell'economia di un'operazione americana e israeliana contro l'Iran, nel bilancio entrano anche gli S-400, perché noi abbiamo preso in giro i russi sulle loro tecnologie, Ferraglia, eccetera. No, non mai sottovalutarla. C'è un accordo per la fornitura dalla Russia all'Iran di 68 eh, aeroplani su 35, caccia su 35. Ora, come facciano i russi che ne hanno una novantina di questi aerei a produrne 68 per l'Iran adesso? Io non lo so. L'accordo c'è, poi vedremo quando comincerà l'effettiva fornitura l'addestramento dei piloti, eccetera, 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 le solite cose che sappiamo. Quindi a oggi i su 35 non cambiano l'economia delle decisioni che americani e israeliani stanno prendendo o non prendendo in queste ore. Ma una partnership c'è. Perché? Perché se viene giù l'Iran, Cina e Russia perdono un, un paese amico, fortemente amico nell'area e che soprattutto tiene impegnati gli stati uniti e li tiene distratti da altri fronti quindi questo è un problema per russia e per cina e su questo non si scappa quindi hanno tutto l'interesse a vedere un iran che sta in piedi questo è un chiaro ragionamento dopodiché eh, insomma del domani non certezza eh, io mh, non vedo questo famoso mondo multipolare di cui molti tessono le lodi. Io vedo un mondo multicaotico, dove ci sono alleanze a geometria variabile. Non dimentichiamo una cosa, l'Iran al suo interno non è un monolite e non tutti sono così favorevoli a diventare una colonia economica cinese e una colonia militare russa. Il motto dell'Iran, della Repubblica Islamica è... Né est né ovest repubblica islamica, sin dalla rivoluzione di Comedi, un terza forzismo. Quindi non sono tutti entusiasmi, di, di ci sono stati alti e bassi nei rapporti commerciali con la Cina. cioè tu in Iran hai la taglio con l'accetta, eh, con la sciabola, come dice Stirpe, tre partiti: hai i vecchi riformisti. Che oggi sono praticamente solo cosmetici, ma sono quelli che ispirano ancora in un accordo sul nucleare i rapporti commerciali con l'Occidente, pur mantenendo la Repubblica Islamica. Tutto il, il vecchio mondo delle precedenti eh, amministrazioni, Rouhani, quelle, quelle, quelle personalità. Ha ah, il partito dei religiosi, che si tira calci sotto la scrivania al partito dei Pardaran. I religiosi sono una potenza economica perché hanno le boni ad Anna, le fondazioni. I Pasdaran sono una potenza economica perché hanno compagnie aeree, giornali, società di servizi petroliferi, quindi è tanta roba. Questi due partiti, che sono i due partiti pesanti, si tirano calce sotto la sedia. L'unica cosa che hanno in comune queste tre forze è manteniamo la Repubblica Islamica. Il grande equilibratore di questa situazione è Khamenei. Ha i suoi anni e i suoi acciacchi di salute, è lui il grande equilibrio. Queste tre fazioni hanno dei dissensi, cioè eh, Putin aveva un ottimo rapporto personale con Soleimani, per esempio, che è l'uomo forte del partito dei Pasdaran, partito dei Pasdaran che in questo momento è in difficoltà perché pare che il capo della forza CODS, il successore di Soleimani, pare si vocifera, fosse addirittura un agente israeliano. Quindi mazzate i Pasdaran sulle azioni del partito dei religiosi. Quindi attenzione, il partito dei riformisti è lì alla finestra, oggi è solo cosmetico, ma è quello che potrebbe avere consensi elettorali in settori della borghesia iraniana. Quindi attenzione, ci sono anche dinamiche di politica interna che possono impattare i rapporti dell'Iran. Chiaro. C'era invece un commento. Tornando al discorso dell'economia di guerra russa, Saigo, un nostro abbonato, dice Amedeo, bisogna anche tener conto che attualmente la Russia è in un'economia di guerra, se si ferma la guerra l'economia si sfascia. Quindi lui dice, non è detto che la Russia si fermi se, se prendesse il Donbass, magari. Uh, L'ascoltatore, il commentatore ha ragione, la Russia è in un'economia di guerra quindi inesismo militare, passatemi il termine un po', un po giornalistico, un po' semplificatorio, questa è anche l'opzione che mette sul tavolo l'Ana Zafesova, che salutiamo. Mm, ripeto, del domani non c'è certezza. Oggi sicuramente la Russia è in un'economia di guerra, eh, linee produttive che vanno a, a triplo turno, quindi mh, piena occupazione, eccetera, eccetera, eccetera. Molta produzione, molta domanda, molta offerta, quindi inflazione sotto controllo. Adesso non voglio fare l'economista, che non sono, qui potrebbe eh, potrebbero parlare tanti cari amici economisti, però inflazione sotto controllo, produzione a pieno regime, eccetera. Vero. Quello che succede un domani, se scoppiasse la pace, non lo so. Magari Putin ha i più grandi sogni di glo nei suoi Qualcuno desideri dice la Georgia ragazza. potrebbe essere la prossima che bella Georgia che avete sarebbe davvero un peccato se le succedesse qualcosa di brutto può essere però anche lì mi domando con che uomini con che soldati a quale livello di stress comunque tu sottoponi la tua società la tua opinione pubblica cioè bisogna vedere con quante osserotte, con quanti cerotti ne esce la Russia da un conflitto ucraino, che non è ancora finito, eh? Tra l'altro, bisogna vedere che non si arrabbino i cinesi. Io ho visto in Georgia i cantieri cinesi, cioè i cinesi stanno costruendo strade, stanno sbancando montagne in Georgia. Che fai le bombardi? Il signor Ping è tanto signore, però insomma, la pazienza di Confucio ha un limite. Questo è il discorso. Quindi anche lì. Eh, io, faccio, io ti deludo sempre, deludo gli ascoltatori io faccio fatica a prevedere il futuro già a prevedere il presente è sono dura scherzo, sono fortissimo, ecco, come il mago di Segrate ma in tutto ciò siamo sicuri che eh, la Nato voglia eh, realmente l'Ucraina al suo interno perché da quello che ho capito anche lì sono molto lontani da trovare una quadra, no? Cioè, gli ungheresi E anche il discorso dicono... dell'Unione Europea è simile, perché è vero la procedura accelerata, ma comunque sia l'Ucraina uno al momento non credo rispetti tutti i requisiti, e due, oh. c'è sempre il signor Victor che, che non è proprio propenso, diciamo, Orban ti ha già detto che lui ti mette il veto su tutto, quindi quello chiude la questione. Ma anche poi c'è anche aventi... scusa Medeo concludo diciamo il ragionamento oltre a diciamo, questi due problemi c'è anche il terzo che è... potrebbe essere siamo sicuri che l'Occidente voglia chiudere per sempre i rapporti con la Russia esatto allora no non siamo sicuri Dunque, punto, volevo proprio arrivare lì cioè, mh, hai dato la risposta che volevo dare io con ottima arguzia eh, Orban ha già detto che ti mette il veto quindi buonanotte ai suonatori ma io non sono per niente sicuro che l'Occidente voglia eh, tagliare del tutto i ponti con la Russia eh, a fino a Babbo Morto, fino a Putin Morto. Eh, negli ambienti tedeschi e francesi e italiani c'è gente che sogna lo status quo ante, sogna un ritorno al passato. Ma non solo, signori, questi rapporti con la Russia non li abbiamo mai interrotti del tutto. Gli compriamo il petrolio, gli compriamo il gas. Ci sono aziende occidentali che comunque sono rimaste lì. Quindi, se non li abbiamo interrotti del tutto sotto le bombe. I rapporti con Putin perché dovremmo interromperli a bombe che hanno smesso di cadere. Questo, cioè, con, grande, con grande realismo, la situazione è questa, eh, e bisogna guardarsi in faccia bisogna guardarci in faccia, cioè, e non voglio fare il visionario, cioè, ripeto, un domani Putin non ci sarà più, non ci sarà più la sua cricca, eccetera, la Russia ci sarà ancora. Quindi una politica russa comunque devi immaginarla, magari migliore di quella che abbiamo avuto negli ultimi 30 anni. Ma la questione è proprio brutalmente concreta. Ah, già. Ripeto, non voglio sembrare troppo un pessimista ho eh, anzi detto, anzi ho anzi sordito dicendo che Ripeto, la Russia a Kiev non ci arriva, forse manco più ci vuole arrivare. E ho continuato dicendo che eh, questa guerra, questa guerra di indipendenza per l'Ucraina è stata la eh, nascita di una nazione. Quindi, mh, fatta l'Ucraina, eh, bisogna fare gli ucraini, eh, magari bisogna metterli in salvo, forse anche rinunciando a pezzi di territorio. Questa potrebbe essere la, 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 la feroce scelta di, di, di Zelensky. Ecco, eh, però siamo sempre al discorso delle garanzie. Siamo sempre lì, andiamo sempre a sbattere lì e andiamo a sbattere sul fatto che Putin in questo momento si sente forte e quindi non ha incentivi a negoziare. E quindi in sostanza andiamo avanti. <ride> e quindi in sostanza andiamo avanti, forse ci faremo, molto probabilmente ci faremo un altro inverno di guerra e vediamo cosa succede nei prossimi dieci mesi. Con un Poi punto tutti salutano. Molti sostengono, adesso vediamo, le elezioni americane cambieranno il corso di questa guerra. Secondo me, io non sono nessuno, non capisco un cazzo, ma secondo me non cambieranno assolutamente niente. E chiunque dovesse vincere eh, non cambierà niente sulla guerra in Ucraina. Io certezze non ne ho. È un punto di domanda. Cioè, Io veramente eh, non sono certo di chi dice cambia tutto, non sono certo neanche di quello che dici tu, non cambia nulla. Uno, vediamo chi vince. Io una birra con gli amici l'ho scommessa su Trump, perché segnali mi dicono, le mie orecchie a terra mi dicono che insomma in Pennsylvania dovrebbe farcela, è uno stato chiave, eccetera, eccetera. E poi c'è questa Stein, questa candidata indipendente che ruberà parecchi voti ai democratici, non so se in tutti gli stati chiave. Quindi, vediamo chi vince. Vediamo che idee ha Trump sull'Ucraina. cioè Magari lui dice non l'armo più per mille motivi, ma ne scarica la scarica sugli europei. E magari gli inglesi dicono va bene, raccogliamo la sfida per guadagnare più influenza in quell'area. Non lo so. È troppo di... Mi spiace che ti sto rispondendo, non lo so a tutte le domande, ma preferisco no, essere onesto piuttosto che non. Eh, non lo so, non lo so se cambierà tutto. Non lo so se non cambierà niente. Ecco, non è veramente difficile. Sicuramente è un punto di domanda grande come un bacino, anche perché Zelensky ha costruito tutta la strategia ucraina sul buon cuore degli occidentali. L'Ucraina una strategia sua non ce l'ha. È questa la vera grande debolezza di Zelensky? Che lui dipende finanziariamente, militarmente, diplomaticamente dagli europei, poco, dagli americani, tantissimo. Appena ti è venuto fuori un conflitto in Medio Oriente, bam. Chiaro. E invece, qualcuno chiedeva anche un tuo parere. Oggi ho letto i giornali, questa mattina tutti allarmati: terza guerra mondiale in arrivo. La Cina ha circondato Taiwan. Si tratta insomma di esercitazioni, per carità, sempre più partecipate, però insomma sono molto frequenti. No, Guardami. potrei farti leggere i messaggi sul telefono. Mi, mi, hanno fuso la, mi hanno fuso il telefono in questi giorni di messaggi. Un'esercitazione, guardate, ecco come sempre. Quando il dito un indica: pare la che l'abbiano circondata a forma di cuore, se ho capito bene, sì. No, vabbè, quello non, 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 non lo vi può darsi. Non... Allora, quando il dito indica la luna, eh, non guardiamo il dito, non guardiamo nemmeno la luna. Guardiamo tutto il cielo, la luna, tutto il corpo, il dito e cerchiamo il quadro di insieme. Non avete notato che i cinesi stanno facendo questa esercitazione attorno a Taiwan? Vero tra l'altro telefonatissima, non so se verrà fuori la terza guerra mondiale, da qui può darsi, io non lo credo. Avete notato in Corea del Nord? Che li minacce, movimenti di truppe, le solite dichiarazioni bombastiche a picciamondo da parte della Corea del Nord, ma non è questo uno stress test che i cinesi stanno facendo per eh, vedere qual è la reazione americana? In un momento in cui l'America è politicamente debolissima perché ha le elezioni e in cui deve tenere tutti i riflettori puntati sul Medio Oriente, deve tenere le navi verso il Medio Oriente, deve mandare i rifornimenti militari al Medio Oriente, quale momento migliore per fare uno stress test? No, non guardiamo solo Taiwan, guardiamo la Corea del Nord. Speriamo che rimanga uno stress test perché sennò <ride> poi i titoli di giornale non saranno più. Eh, troppo sensazionalistici e catastrofisti. Allora io crederò che i cinesi tenteranno lo, eh, lo sbarco in Normandia, Taiwan, quando muoveranno mezzo milione di uomini, combattenti, il che vuol dire un milione e mezzo di truppe in generale col supporto, la logistica e tutto cosa che vedi dai satelliti, cosa che vedi molto prima, mobilitano le forze missilistiche, una quantità di naviglio da movimentare, insomma. Quando vedremo quei preparativi di guerra, allora me la farò veramente sotto. Che può speriamo succedere, di non, non sto, mai. Speriamo di non vedere, può succedere, signori, io non sto non voglio fare lo smargiasso che sottovaluta, eccetera. No, può succedere. Non lo sto vedendo oggi, poi magari mi sbaglio, ma io personalmente me la farò sotto quando vedrò quello scenario lì. Però, sì, su questo io con, sono d'accordo con te, cioè sembra un piano più grande, comunque sia, da parte, diciamo, eh, dei nemici della Nato, comunque sia del, del cosiddetto occidente degli Stati Uniti, eccetera. Eh, tenere gli Stati Uniti più impegnati possibile su più fronti fin quando non ce la fanno più. Esatto, esattamente. Cioè e poi, Stati sì, Uniti. come hai detto tu, il momento, diciamo, negativo a livello politico degli Stati Uniti, perché oggettivamente, insomma, eh, ormai eh, sono un paio d'anni che Biden è una mummia che cammina, anche di più, forse. Eh, quindi politicamente ecco eh, il governo statunitense è debole eh, c'è un congresso comunque spaccato dove non c'è una maggioranza netta né alla camera né al senato alla camera c'è una maggioranza repubblicana eh, e al senato risicata per i democratici insomma la situazione è questa gli americani sono l'unica vera grande potenza globale il che vuol dire che a livello economico sono fortissimi ancora, nessuno mette in dubbio. Ma, ma, eh? ma allora, a livello tecnologico, che è ancora più importante, io suggerisco a tutti di leggere il libro Dagli imperi militari agli imperi tecnologici della terza, uno dei più bei manuali di relazioni internazionali che esistano. Gli americani hanno ancora il primato tecnologico e lo manterranno per i prossimi anni, oltre che il primato finanziario. Il ragionamento, secondo me, è un altro: sono l'unica potenza globale che per sua stessa decisione, non è che te lo prescrive il medico di fare la potenza globale, hanno interessi ovunque nel mondo. Ma eh, signori, la coperta si accorcia e hai il Venezuela, e hai l'America Latina, e Cuba, e il Nicaragua, e la guerra, e la narcoguerra in Messico, e il fentanyl che ti arriva dal Messico, e la Colombia, e parlo solo dall'America. Poi c'è il Medio Oriente, dove i rapporti con Israele sono la pietra miliare e poi c'è l'Ucraina, e devi tenere gli europei buoni, e c'hai eh, Al-Qaeda in Africa, poi c'è i cinesi, e c'è Taiwan, e c'è l'Iran, e c'è la Russia, a oh. Signori miei, cioè capite che è pazzesca sta roba, quanto ti costa in termini di impegno finanziario, in termini di impegno militare, cioè... Insomma, è veramente impegnativa questa situazione. Andiamo a rileggere la storia dell'impero romano. L'ha scritta un repubblicano interventista americano, la grande strategia dell'impero romano, Lutwak. Cioè, dopo un po' un corpaccione così grosso rischia di collassare sul suo stesso peso. E questa è la grande sfida strategica dell'America nel ventunesimo secolo. I cinesi lo sanno. I cinesi lo sanno. E quindi fanno questi stress test. Secondo te invece cinesi... i cinesi non rischiano anche loro essendo questo colosso di... Hai voglia, i cinesi hanno un problema... Enorme. Lin, per esempio in chat dice un altro nostro abbonato, i cinesi hanno una crisi di reclutamento, nessuno vuole arruolarsi oggi in Cina, in più un'invasione con sbarco è un'operazione delicata, l'esercito cinese ha zero esperienza sul campo, non hanno missioni estere o mercenari Wagner. Non so, no, non potrei aggiungere... Una virgola, questo ascoltatore Mei Lin, che forse è anche lui cinese dal, dal nome o uno pseudonimo, non, non avrei saputo dirlo meglio e con maggiordono della sintesi. Complimenti all'ascoltatore. La Cina ha una crisi demografica che, in confronto, a noi in Italia stiamo messi bene perché noi in Italia non abbiamo lo sbilanciamento donne-uomini e che hanno loro per decine di milioni di persone. Non hanno la crisi della natalità che hanno i cinesi, non hanno i problemi che ha la Cina. Quindi la Cina ha dei problemi enormi, eh? attenzione, quindi non, non, anche lì non, non voglio dipingere la Cina come il mostro finale del videogioco, assolutamente. Non sono stupidi, secondo me, e hanno preso buona nota dei, dei russi che volevano conquistarsi l'Ucraina o due terzi dell'Ucraina con 200.000 uomini ecco, i cinesi è gente che guarda che studia che capisce, si sono studiati la guerra in Iraq si sono studiati la guerra al terrorismo si sono studiati l'Afghanistan si stanno studiando l'Ucraina, state sicuri poi speriamo che ne traggano le lezioni giuste speriamo in che senso? che, 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 che non facciano avventure ah, ecco. strane a Taiwan esatto. allora, se io, io ragionassi da uh, leader cinese Vorrei Taiwan perché vorrei l'unificazione della grande madre patria, cioè quale grande leader non vuole essere sepolto al pantheon. No, ragiona da, da personaggio che vuole il ritratto di Napoleone in sul cavallo, che fa che, che Ragiona così il punto. È come cioè, Taiwan i cinesi se la possono prendere comprandosela. Cioè, facendole capire che non hanno scampo. Ogni anno un paese, un paese ritira il riconoscimento diplomatico a Taiwan, resterà solo il Vaticano che riconosce Taiwan, la Repubblica di Cina come Cina. Quindi è una strategia del Gutta cava Lapidem, come dicevano i tuoi antenati, i tuoi concittadini. Senti, invece l'ultima cosa che volevo chiederti è un tuo commento sulla faccenda della, della missione Unifil, delle basi attaccate da Israele, perché da una parte c'è chi dice... Eh che queste missioni sono inutili e quindi devono andare via. Quindi eh, lo stesso Netanyahu l'ha detto, che hanno permesso a Hezbollah di proliferare, di fare quello che volevano. Dall'altra invece c'è chi dice stanno attaccando eh, una missione ONU, eh, è un crimine insomma, eh, grave, bisogna che si fermino a tutti i costi. Allora fammi fare il cinico, fammi fare il cinico TV. Il diritto internazionale non conta nulla. Perché non conta la forza del diritto, ma conta il diritto della forza. Mettia la, la nostra generazione, che è cresciuta con l'idea del diritto internazionale, della comunità internazionale, si mettesse l'anima in pace. Netanyahu ha eh, il diritto della forza e lo sta esercitando. Netanyahu è laureato in legge, legge del più forte, e lo sta esercitando. Quindi, ormai parlare di crimini, sono tutti crimini, ma è, è stucchevole cioè Putin Bisogna non ha violato... un po Cioè, ma, ma di cosa tutto. stiamo parlando? Noi occidentali abbiamo le nostre colpe, eh? noi ci siamo svegliati una mattina, abbiamo invaso l'Iraq senza neanche una dichiarazione di guerra, cioè lasciamo perdere, noi occidentali abbiamo le nostre colpe, si è messo agli atti, perché ecco... Uh, Netanyahu sta comportandosi così, quindi non mi domando quanto sta violando il diritto internazionale, ma quel signore lì... Col diritto internazionale ci fa gli aeropanini di carta, ecco. E voglio essere elegante, che siamo ancora in prima serata, perché potrei dire che ne fa usi ben più apotropaici. Eh, il punto è che cosa ha in testa? E secondo me lo ha in testa Ivan il Matto. Vuole andare allo scontro totale. Sta che si deve giocare tutte le carte, se le deve giocare adesso e sta facendo il giocatore di poker che va all in su tutte le mani. Così gli altri giocatori si spaventano e si ritirano qualsiasi carte abbiano in mano. Lui fa all in su tutto, chiama tutti i blef, vede sempre le carte degli altri oh, e sta vincendo e prende piatto. Queste sono metafore che chi gioca a poker mi capisce. Sì. È l'unica strategia che cioè, sta andando lì in su tutto: va allo scontro frontale, va allo scontro verticale, si toglie tutti i sassi dalle scarpe. Forse non ha ancora attaccato l'Iran perché lì lo può fare solo insieme agli americani. È l'unica cosa della quale eh, che può fare solo con gli americani perché ho fatto un conto a regola del pollice: gli servono almeno due eh, portaerei. Con tutto il gruppo da battaglia per fare quell'operazione lì e quindi non l'ha ancora fatta. Però per tutti gli altri teatri lui sta andando olimpico sempre. C'è da dire, tu giustamente hai detto: noi occidentali abbiamo fatto i nostri gravi errori. Una cosa che io ritengo comunque importante e anche bella da un certo punto di vista è che. L'abbiamo riconosciuto, cioè almeno parte della comunità occidentale ha riconosciuto che l'Iraq e anche adesso quello che accade in Medio Oriente sono errori e, o ipocrisie dell'Occidente. No? Quindi fortunatamente noi abbiamo la facoltà di decidere e capire se in questo caso abbiamo fatto bene, abbiamo sbagliato eccetera. Concedimi una battuta su questo, non voglio mh, sforarti tempo. Questa ma penso sia da... la differenza sostanziale rispetto a... alla Russia, alla Corea, alla Cina. La, la forza del, dell'Occidente, termine su cui dovremmo risentirci perché ha dei contorni molto sfumati, dovremmo capire cos'è questo Occidente prima o poi. Ma la forza dell'Occidente, qualunque cosa esso sia, è proprio la capacità di autocritica. Dai tempi della polis greca, cioè noi abbiamo una capacità di autocritica, noi facciamo autocritica, per questo che io sono contrario a ogni forma di censura, sempre, nella maniera più assoluta. Detto questo, quegli errori, Ivan, li abbiamo riconosciuti io e te, ma siamo io e te. Beh, dai, Molti... no, sul, sull'Iraq una marea di, mm, di persone, guarda, riconosciuti. Eh, leggiti mh, ogni giorno la rivista The National Interest. Che è una rivista di interventi di politica internazionale e strategia militare dove americana, dove scrive gente come Kaplan, cioè scrivono i sancta sanctorum della, della politica estera americana. E loro lì, io sono convinto che nei circoli americani, sia democratici che repubblicani, cioè sia della destra democratica, che repubblicani, conservatori e neoconservatori, che sono due robe diverse, si sta diffondendo un'idea. Che Bush abbia sbagliato tattica, non strategia. Cioè, che l'idea di Bush, dobbiamo ridisegnare la carta del Medio Oriente e quindi del mondo, fosse l'idea giusta. E che quindi Bush avesse sbagliato non il cosa, ma il come. Quindi l'idea che circola, e lo leggi sugli articoli che escono, sulle riflessioni, sui dibattiti, lo annusi forte: è riproviamoci stavolta meglio. La sai la barzelletta di Hitler in Paraguay? No. Beh, C'è Hitler che è scappato da Berlino negli ultimi giorni della guerra, è scappato in Paraguay come molti nazisti, è scappato in America Latina sotto mentite spoglie e se ne vive tranquillo in questo paesino, nella, nella la campagna, nell'umida campagna del Paraguay. Vanno negli anni 60-70 un gruppo di suoi anziani, ex gerarchi Pürer dobbiamo tornare in Germania, la democrazia è in crisi, ha stufato, vede moti di piazza, noi torniamo e ci riprendiamo tutto. Ma no ragazzi, dai, sono stanco, ho la mia età, sono... No, Führer, dobbiamo tornare, spacchiamo tutto, dobbiamo tornareci, il popolo ci acclamerà, riportiamo l'ordine, la grande... Ragazzi, dai, su, abbiamo un'età, sono, sono stanco, qua c'è bel tempo, il No, Führer, dobbiamo tornare, siamo tutti contenti. Va bene ragazzi, torniamo. Però stavolta cattivi, eh? Ecco, è la stessa cosa. È la stessa stessa cosa, eh già. va bene, caro Amedeo. Io ti ringrazio. Speriamo insomma che la situazione non precipiti ancora di più in Medio Oriente, è quello che ci auguriamo. Non sono ottimista, no, non sono io. ottimista, non sono ottimista perché, cioè, ripeto. Una cosa la volevo pensare. dire su, su questa, mm -hmm. sul Medio Oriente, oggi mm -hmm. ascoltavo alcuni interventi durante la manifestazione che c'è stata questo sabato a Roma per la Palestina, e c'era una, una delle responsabili, insomma, de, delle studentesse palestinesi qui in Italia, che, eh, insomma, che, che ha concluso il suo intervento dicendo: Al fianco di tutti i popoli oppressi, ha fatto la lista: la Palestina, Libano, Yemen, eccetera l'Ucraina, non, non ce la mettono mai, non ce la fanno proprio. E eh, 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 questo, è, è questo. è riuscita Carola Rachete, Carola Rachete ha fatto un bel discorso no, sul perché una persona di sinistra che ha abbracciato la resistenza antifascista eh, contro il nazifascismo dovrebbe essere al fianco dell'Ucraina, mentre noto che molti, insomma, estremisti di sinistra non riescono proprio, non ce la fanno. Il punto Allora, io non voglio entrare nel merito... Di questioni politiche non, non mi appartengono e, e rispetto tutte, le non, non ragiono di politica interna, non, non sono neanche bravo, non, non è il mio. Ragiono male di politica internazionale. Vedo un tema. Il ragionare non per principi, per difendere un principio, ma ragionare per schieramento: no? il nemico del mio nemico è sempre il mio amico. Cioè, gli ucraini hanno dietro gli americani, allora il principio viene meno come se metafora storica, i partigiani italiani, anche quelli comunisti, non avessero avuto dietro gli americani. Cioè, voglio dire, eh, sì, l'incoerenza c'è, non entro nel merito e non la giudico, perché no, io no, non certo. ripeto, non mi occupo di politica. Non no, a me fare... dispiace profondamente, cioè non, non mi sento neanche, eh, anche perché i miei genitori anche la pena, sono così, quindi è eh, proprio un dispiacere personale di, di insomma, persone che abbracciano la, la resistenza contro le oppressioni di un popolo giustamente io mi ritengo al fianco voglio stare al fianco del popolo palestinese in questo momento però voglio stare anche al fianco del popolo ucraino che, è, che sta soffrendo in egual modo però molti non, non ce la fanno io non sono ottimista sul Medio Oriente non sono ottimista cioè poi chiama un altro ospite, magari più ottimista di me, risollevi il pubblico. Ho provato a sdrammatizzare con la storiellina del Paraguay, eh, che fa l'altro in chat, vedo che non hanno apprezzata, le altre volte facevo ridere di più. Eh, non sono ottimista, ma la temporacurrum si è pe iora parantus, secondo me. La crisi si sta, si sta avvitando, si sta incancrenendo e si stanno seminando odi che raccoglieremo per decenni. Ah, già è quello che dico sempre così non faremo altro che alimentare l'odio delle nuove generazioni insomma non è che stiamo risolvendo nulla è così è così e poi sì siamo nel periodo della polarizzazione io ricordo ancora ho fatto il mio intervento al TEDx di Belluno l'anno scorso proprio sulla polarizzazione cioè, non è tutto bianco e tutto nero ho provato a spiegarlo ma... <ride> siamo proprio ormai siamo proprio lì cioè non io Battaglia tutti i giorni persa. faccio un post magari critico nei confronti di Ellis Schlein, mi danno del fascista, faccio un post critico per la Meloni, sono un sinistro cattivo, faccio un post contro, cioè capite, è una cosa incredibile. No, no, ma è così, è così, ma non è così che poi in Italia è una malattia che abbiamo sempre avuto, noi siamo il paese dei guelfi e dei ghibellini, eh? è antica malattia italiana. Si sta diffondendo in tutto il mondo. In America sono messi peggio di noi, cioè in Italia la malattia è talmente antica che alla fine forse siamo un po' anche immunizzati. Ma fuori è peggio. Grazie mille, Amedeo. Noi ci sentiamo alla prossima. A te. Buona, Buona serata. serata a tutti, arrivederci. Grazie mille. Ciao. Grazie ancora ad Amedeo Maddaluno e grazie a voi ovviamente che ci avete seguito, vi invito ovviamente ad iscrivervi al canale, a supportarci se volete perché noi non siamo finanziati dai poteri forti, dalla RAI, da Mediaset o da altre grandi aziende, siamo autosufficienti grazie a voi ovviamente che ci supportate.